ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. In questa puntata vi porteremo a un evento unico nel suo genere che ci permette di scoprire un po' di più un'associazione importantissima del nostro territorio. L'evento in questione è il Pranzo per i Senza Tetto, che ogni anno, nel giorno dell'Epifania, raccoglie in una location di grande prestigio decine di senza fissa dimora per regalare loro un momento di buon cibo e divertimento. Ad organizzarla sono i City Angels, le giubbe rosse al servizio dei più fragili, che con la loro presenza discreta ma decisiva portano sollievo, conforto e anche un sorriso a chi vive in strada. Una mostra per ripercorrere, più che l'arte, coloro che l'hanno resa possibile. Un giusto tributo a famiglie e personaggi che hanno finanziato nel corso dei secoli i più grandi artisti della storia dell'arte, permettendo a noi oggi di ammirare capolavori immortali. Seguiteci all'interno delle Gallerie d'Italia, uno dei Sancta Sanctorum della bellezza a Milano, un luogo in cui oggi si possono riscoprire i massimi mecenati della storia, da Lorenzo de' Medici a famiglie come i Rothschild e i Morgan, e soprattutto le loro magnifiche e ricchissime collezioni. Come ogni anno, l'inizio di gennaio coincide con un momento particolare per la vita del commercio in città. È quello dei saldi, con marciapiedi pieni, vetrine affollate, commessi ai limiti dell'esaurimento nervoso. Ma quali effetti hanno avuto sulla corsa allo shopping di quest'anno eventi come la pandemia, il caro bollette e l'inflazione? La nostra Giusy Chiricò prova a rispondere a questa domanda e ci porta a fare il punto della situazione con l'aiuto di Confcommercio. Che siano pensionati, panettieri, avvocati, medici o impiegati, ci sono persone che ogni settimana non si accontentano di finire il proprio lavoro e tornare buoni a casa. Decidono piuttosto di mettere a disposizione le loro all'apparenza inesauribili energie per dare una mano a chi una casa non ce l'ha. Aggirandosi in alcune zone della città in orari serali, potreste intravedere delle giubbe rosse muoversi sotto i portici del centro o il loro basco blu, ben calzato in testa, avvicinarsi a uno di quegli ammassi di coperte e cartoni che troppo spesso nelle nostre strade proteggono e nascondono una persona. Sono i City Angels, l'associazione fondata ormai 28 anni fa, nel 1994, dal giornalista e docente universitario Mario Furlan. Da quasi 30 anni la loro opera continua ininterrotta al servizio di chi è in difficoltà e non ha una casa. Distribuiscono coperte, sacchi a pelo, cibo e vestiti a chi ne ha più bisogno, soprattutto quando il freddo si fa più pungente. Ma non c'è solo l'azione della quotidianità, quella in cui si cerca di risollevare tutti i giorni, con piccoli ma fondamentali gesti, la vita di chi è più invisibile. C'è anche il tentativo di rendere protagonista chi solitamente davanti ai nostri occhi scompare. Ecco perché in uno degli alberghi più lussuosi della città, il Principe di Savoia, i senza tetto di Milano sono stati invitati a pranzo in occasione dell'Epifania, una giornata speciale in cui loro siedono ai tavoli e numerosi volti noti servono loro piatti pensati dallo chef del Principe Alberto di Monaco. È da una dozzina d'anni, con un paio d'anni di buco per il Covid. È una bella festa per i nostri amici senza tetto che infatti in questi anni ci hanno detto non vediamo l'ora che si possa riprendere, perché è un momento di festa, è un momento in cui si mangia bene, si sta bene, si balla,
è un momento che serve anche per ridare loro speranza, e c'è tanto bisogno di speranze in questo periodo. Ma in queste settimane parlare di volti noti significa parlare soprattutto di politica. La campagna elettorale per le regionali entra nell'ultimo mese di sprint e i candidati governatore erano tutti e tre presenti al pranzo dei City Angels. Voglio riuscire a far fare una foto insieme ai tre, sotto il palco, con un piatto in mano e senza tetto dietro. Sarebbe bello. Ci staranno. Speriamo. E la foto insieme in effetti c'è stata. Pier Francesco Maiorino, Letizia Moratti e Attilio Fontana, in posa, con in mano un piatto di risotto. Arrivando al Principe di Savoia, tutti e tre ribadiscono che il momento è quello della solidarietà e non della polemica politica. Ma qualche frecciatina parte ugualmente, in particolare dal candidato del centrosinistra, che ricorda come quella dei City Angels per lui non sia una passerella elettorale. Ma è una cosa, io credo, molto bella, cui sono stato tante altre volte. Sono qui a sostegno del lavoro straordinario che fanno i City Angels e gli altri volontari, e perché credo che si debba sempre costruire un legame con chi è in difficoltà. Questa fa un po' parte della mia storia e ci credo molto, credo che sia importante. Mi fa anche piacere vedere che ci sono anche persone oggi magari spinte dalle elezioni che altre volte non c'erano, e credo che sia un'opportunità per tutti. Ma le foto insieme non servono molto, nel senso che la possiamo anche fare, a me fa sempre piacere, a me piacerebbe fare un dibattito assieme, però purtroppo Fontana fino adesso non ha voluto, vedremo, non è un confronto elettorale, questa è un'occasione nella quale siamo qui con grande sobrietà per aiutare chi è in difficoltà. Ci devono essere altri momenti di confronto pubblico e purtroppo per via delle scelte di Fontana, io credo sbagliate, queste non sono accadute sin qui. Beh, io credo che ci vuole una regione che finalmente si occupi della lotta alla povertà. In questi anni non è accaduto, ciò vuol dire intervenire con misure di sostegno al reddito, aiutare nella ricerca del lavoro e mettere a disposizione i 15.000 appartamenti di Aler vuoti di proprietà regionale, che sono uno scandalo a cielo aperto. E poi bisogna aiutare le esperienze che ogni giorno si occupano di lotta alla grave emarginazione, che ogni giorno danno una mano a chi è senza casa o chi si trova in condizioni di grande difficoltà. Moratti punta piuttosto sulla necessità di rinforzare le politiche sociali, a suo dire troppo deboli negli ultimi 5 anni. Oggi è come tutti gli anni nei quali sono stata sindaco, sono qua per una giornata che ha un grande significato, dedicarsi agli altri. I City Angels lo fanno tutti i giorni insieme a tutti i volontari che nella nostra regione hanno un ruolo fondamentale. Per noi essere qui oggi significa dare valore al loro lavoro. Oggi siamo qua per un motivo sociale, quindi direi che lascerei veramente la campagna elettorale fuori da questa giornata. Credo che ci sia molto da fare, perché abbiamo una povertà che è aumentata, abbiamo le bollette telefoniche, le bollette di luce e gas che sono aumentate, e quindi il costo energia per le famiglie, e abbiamo tanti anziani che vivono soli e sono in situazione di non autosufficienza, quindi sicuramente le politiche sociali devono essere rafforzate. Quello che di buono c'è va tenuto, quello che si può migliorare va migliorato. Un attacco, se vogliamo, alla giunta di cui lei stessa ha fatto parte negli ultimi 2 anni, proprio dietro alla scrivania del welfare, ma il governatore uscente ribadisce quanto di buono fatto nell'ultimo quinquennio. Oggi siamo a fare un'iniziativa di solidarietà, lasciamola stare un po' la politica, facciamo veramente, perché se no si cerca di sfruttare anche politicamente una cosa che tale non deve essere. Oggi è una presenza di tutte le persone che vogliono dimostrare vicinanza a chi ha bisogno di sentirsi un attimino assistito. Un'iniziativa bella, un'iniziativa nella quale noi siamo presenti, ma soprattutto, vede, Furlan ha fatto una richiesta che mi sembra molto importante: cerchiamo di aiutare queste persone a trovare un posto di lavoro. Noi come Regione Lombardia ci mettiamo a disposizione con tutte le nostre misure in campo di formazione, nel campo della ricerca dei posti di lavoro, quindi abbiamo già
parlato con lui e cerchiamo di organizzare un incontro per mettere a disposizione queste possibilità. Credo che sia la cosa veramente importante, dare la possibilità di trovare un posto di lavoro. Ma tra canti, balli e buon cibo, la politica che cerca di dare il suo contributo è anche quella del Comune di Milano, che per il prossimo 15 di gennaio ha organizzato, in collaborazione con vari esponenti del terzo settore meneghino, una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora, aperta a tutti i cittadini e le cittadine. Un momento di generosità che si svolgerà in 10 diversi punti della città tra le 9.30 e le 17.30, dove chiunque potrà consegnare vestiti in buono stato e puliti da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le realtà che si prendono cura di chi è più in difficoltà, diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata, che li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati. I punti di raccolta saranno allestiti presso la Fondazione Progetto Arca, la Fondazione Arcadia, la Fondazione Fratelli San Francesco, l'Opera Cardinal Ferrari, la Fondazione Isacchi Samaia, la Remar Italia, la Fondazione Cumse, la Misericordia Milano Sant'Ambrogio, la Casa della Carità e, ovviamente, dalle giubbe rosse e i baschi blu dei City Angels. Il Natale è alle spalle e nonostante si pensasse che la crisi energetica e l'inflazione alle stelle potessero in qualche modo influire sulle spese natalizie effettuate dai milanesi, questo non si è verificato. Anzi, bollette altissime e rincari sembrano non avere influito sullo shopping dedicato ai doni di Natale. Dal 2021 al 2022 la spesa per i regali è cresciuta di un più 10%. Ma vediamo com'è andato questo shopping natalizio nel mese di dicembre. Devo dirle che è andato bene, la cosa che mi dà soddisfazione è che è andato bene anche nelle vie limitrofe, non solo nelle vie principali. Quindi quelli che lavorano con la clientela nazionale, clientela fidelizzata di quartiere, ed è andato bene. Si è chiuso un dicembre che va da zona a zona da un più 8 a un più 15%. In confronto, chiaramente parliamo del 2021. Se prendiamo il 2019, posso dire che forse in alcune zone la parità si è riuscito a fare. Per questo primo Natale con nessuna restrizione per via del Covid, i milanesi hanno preferito comprare i regali in presenza piuttosto che online. Sicuramente anche perché dovevano scegliere che cosa acquistare. È stato un Natale differente, come dicevamo, di più pacchetti e di importi minori, quindi non potevano comprare online da quattro piattaforme differenti e quindi sono andati in giro, che se voglio dire, la clientela che ha comprato un regalo di cosmetica, un regalo di abbigliamento, un regalo di calzature, un regalo da bambino, non era fattibile farlo online, perché devi comprare la cosmetica dalla piattaforma della cosmetica e il bambino da chi vende il bambino, e diventava un caos e poi dovevi aspettare dei giorni a ricevere il pacco. Specialmente quest'anno devo dirle che con le consegne si sono avuti dei problemi, non so se per mancanza di persone nei corrieri, però si aspettavano dei giorni per ricevere la merce, anche i negozianti aspettavano dei giorni per ricevere gli assortimenti. Finito il Natale, si apre una nuova opportunità per gli amanti dello shopping, i saldi. A Milano la caccia al miglior affare durerà fino al 5 marzo. I veri saldi sono 20, 30 e 40. Quelli che partono già con oltre il 40, a meno che qualche articolo che è in via di esaurimento di tagli già da subito, sono saldi dove io non sono molto convinto quando sono presi. Sicuramente si partirà dal 20 e si arriverà al 40, questo per le prime due settimane. Dopo, quando, come si spera, le taglie iniziano a essere disassortite, quindi magari non c'è più la misura o il colore richiesto, lì potrebbe esserci un ulteriore sconto che si arriva al 50.
E se per Natale i milanesi hanno preferito comprare più pacchi, questo non si verifica con i saldi. I saldi no, però devo dirle che abbiamo azzeccato, diciamo, quello che era il regalo. Tanti regalini o regali piccoli, ed è accaduto proprio questo. Per i saldi no, per i saldi è difficile il regalo, verranno le persone a comprare o comunque le famiglie. Non ci saranno tanti pacchettini e ci saranno magari delle spese, dei pacchi minori, ma con uno scontrino un po' più alto. Più o meno conosciuti, ma che hanno un denominatore comune: aver dato linfa e respiro all'arte, puntando su pittori e scultori che senza il loro sostegno forse non avrebbero creato opere che oggi lasciano senza fiato. Sono le più importanti famiglie di mecenati e filantropi che hanno reso possibili i 120 capolavori che oggi sono esposti alle Gallerie d'Italia di Milano. Un tributo non solo agli artisti, dal Verrocchio a Michelangelo, da Hayez a Caravaggio, ma anche a chi nel corso dei secoli ha deciso di investire sull'estetica del bello. Da Lorenzo e Cosimo de' Medici ai Rothschild e i Morgan, le grandi famiglie di banchieri che hanno fatto la storia dell'arte attraverso le loro collezioni. Per la storia dell'arte il dialogo continuo tra committenti e artisti è fondamentale, e questo dialogo ha creato molte energie estetiche artistiche, e stiamo cercando nella mostra di spiegare, di illustrare proprio questo dialogo tra, in questo caso, banchieri importanti e artisti di rilievo. Credo che questo racconto, questo approfondimento fosse nelle linee già tracciate dal lavoro fatto dalle Gallerie d'Italia a Milano in Piazza della Scala, e poter attraversare i secoli, dai Medici fino a Mattioli, per raccontare nuovamente la relazione, il legame, la sensibilità che permise a importanti famiglie europee di sostenere, di promuovere arte e cultura, di richiedere committenze, di accompagnare la crescita e la maturità di alcuni artisti. Ecco, è un ruolo che le Gallerie d'Italia in questi anni hanno svolto, di approfondimento culturale, di ricerca di contenuti originali, di promozione delle radici profonde e forti della produzione artistica e culturale italiana. Ma perché nel corso della storia un uomo e una famiglia facoltosa doveva scolpirsi un ruolo nel mondo dell'arte? Le motivazioni, e anche questo è il tema della mostra, ovviamente nei secoli cambiano, e noi raccontiamo anche questo cambio dal Rinascimento al Novecento. Soprattutto all'inizio ci sono anche motivazioni religiose, per esempio per le committenze nelle chiese, altari e così via, e nel tempo poi diventa sempre più importante la rappresentazione sociale, il banchiere che acquista un ruolo nella società e vuole e deve rappresentare questo ruolo anche attraverso committenze artistiche, l'edificazione di un palazzo, la donazione di opere d'arte, una collezione di opere d'arte. Ma oltre al percorso che viaggia dietro le quinte dell'arte, ci sono le opere. Tra i più importanti mecenati della storia, quella con la S maiuscola, c'è sicuramente Lorenzo il Magnifico, forse il primo vero filantropo. Nel cuore della sala centrale delle Gallerie d'Italia è allora possibile scoprire, per esempio, chi fosse questo politico così appassionato di tutte le arti, inclusa la possibilità di guardare il calco originale del suo volto. Ma è solo una delle meraviglie ospitate nelle sale di Piazza della Scala. 120 opere provenienti da tutto il mondo, pronte a stupire chiunque vi si soffermi davanti. La sfida più grande per questa mostra era che una mostra complicata, perché abbiamo 11 banchieri diversi, non solo italiani ma anche austriaci, americani,
americani, tedeschi, e quindi le opere sono un po' distribuite nel mondo, collezioni private, musei importanti, e quindi mettere d'accordo queste istituzioni, questi collezionisti privati, convincerli di prestare i loro tesori a Milano è stato difficile, ma anche molto anche una collaborazione molto fruttuosa, e alla fine credo che abbiamo convinto tutti con il nostro progetto. Una passeggiata nei secoli passati che dunque lascia a bocca aperta. Ma oggi esiste ancora il mecenatismo? Il mecenatismo certamente esiste ancora, ancora oggi esistono persone che investono in arte, in cultura. Però la cosa importante è che investo in arte e cultura anche con un loro gusto personale, con delle scelte molto personali, ed è questa la cosa importante della mostra, che noi vogliamo far vedere la grande importanza di questi banchieri come mecenati e committenti, ma vogliamo far venire fuori anche le loro personalità, le scelte individuali, perché certo sì, il contesto storico fa la differenza, ma anche il personaggio individuale che fa le sue scelte. E proprio le Gallerie d'Italia sono uno di quei luoghi in cui il mondo delle banche e quello dell'arte trovano un punto di convergenza in grado di produrre risultati meravigliosi. La trasformazione delle Gallerie d'Italia da sede prestigiosa di lavoro a luogo che valorizza la tradizione, l'arte e la cultura, credo che sia la dimostrazione più efficace di come esista un presente, di come esista un oggi nell'attenzione da parte dei privati, delle imprese private, delle banche e in modo particolare di Intesa San Paolo. Essere la più importante banca italiana significa vincere sul mercato, ma significa non dimenticare le proprie origini, non ignorare le proprie tradizioni e non dimenticare le proprie radici. E credo che la passeggiata odierna nel vedere ciò che fu, credo che sia la migliore testimonianza di quanto sia importante il lavoro che continua a fare oggi Intesa San Paolo, le Gallerie d'Italia, con il proprio progetto cultura. Credo che il risultato sia efficace e senza dubbio un progetto espositivo culturale di grande intensità, da grande istituzione internazionale, e mi piace immaginare come il racconto di queste famiglie, di queste storie, di queste sensibilità abbia anche nell'Italia un punto di riferimento comune, nella città di Milano, nella tradizione culturale di questa straordinaria città. Ecco, io credo che valga la pena tornare alle Gallerie d'Italia e fare una passeggiata attraverso questi secoli di storia, di cultura e di supporto all'arte da parte di famiglie importanti di tutto il mondo. E anche per questa settimana siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. Non ci resta quindi che ringraziarvi per essere stati con noi e darvi appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che per qualunque segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazione@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana.